Mamma mia. Ragazzi, Sterling è tanto forte quanto Fumantino. Quando gli partono i 5 minuti è paccio, è calciopaccio. E niente, quindi il CT Southgate ha escluso l'asso del Manchester City dal ritiro della nazionale, ha cacciato per la gara, per la partita contro il Montenegro, perché ha messo le mani al collo a Joe Gomez, che è pratica, un litigio che nasce, che ha origini, diciamo, di campionato dalla partita scorsa, insomma, che poi qualche giorno fa, contro il Liverpool, i due, diciamo, sono arrivati a colluttazione e, non contenti, non avendo sbollito questa cosa, si sono ritrovati nel ritiro della nazionale. È riscoppiato un vivace alterco, e secondo cui poi alla fine il giocatore del City avrebbe messo le mani addosso proprio. Quindi leggiamo proprio dall'articolo: un litigio che ha radici nel big match giocato domenica ad Anfield. Sterling e Gomez litigano in campo e quindi si ritrova il giorno dopo, quindi proprio il giorno dopo, in nazionale. Un confronto non proprio amichevole con l'asso del City, che prende per il collo il rivale prima che i compagni separino i due. La cosa ovviamente non è piaciuta all'allenatore Southgate, che ha preso e l'ha cacciato, perché giustamente la forza di un giocatore in campo è una cosa, il rispetto dei compagni e soprattutto di quell'equilibrio che deve esserci all'interno di uno spogliatoio è un'altra. Tu non ti puoi permettere, giocatore anche comunque d'esperienza, sì, giovane, quello che vogliamo, però insomma non sei di primo pelo e bisogna capire come comportarsi, soprattutto in nazionale, che è una cosa, diciamo, un po' più sacra, se vogliamo, perché comunque tu stai rappresentando la nazione, quindi i tuoi problemi di club li lasci nel club. Quando sei in nazionale, non dico che dobbiamo essere tutti amici, perché così non è, però quantomeno una forma di rispetto ci deve stare sempre. E quindi io sto con Southgate, ha fatto bene a cacciarlo. Un saluto, una buona giornata e sempre caccio paccio 2.